Cicati! È il nuovo Cannavar! Lo sa tutto il mondo! Sei migliorato assai! Cicati! Per sempre titolare! Osorio all'oratorio! Forse potrai giocare! Ciao ragazzi, benvenuti. Che dire? Diciamo che il Parma è andato a vincere anche col Como, Parma 2 e Como 0, ancora primi in classifica. Ricordiamo che però il Palermo deve recuperare una partita, però al momento siamo primi. Questo ragazzo qua, questa partita, praticamente sembrava di avere Cannavaro in campo. Quindi diciamo che adesso Pecchia, spero che tu abbia capito che Cercati deve giocare sempre titolare. Questo è un titolare. Fine, ok? Osorio all'oratorio, come dice la canzoncina, ok? Quindi partiamo con questo. Sulla partita cercherò di essere breve, ma che stavolta veramente, perché se no tutte le volte dico di essere breve, non lo sono. Allora, un Parma che secondo me comunque ha abbastanza dominato l'incontro. L'unica cosa è che diciamo che non è stato molto concreto se non all'inizio, dove bim bum bam, 6 minuti, andiamo 1-0 e abbiamo, come al solito, molte volte partiamo veloci, partiamo bene, poi dopo ci sediamo un pochettino, però. Un 1-2, Dennis Mann Benedikcak che ci porta in vantaggio dopo solo 6 minuti. Quindi molto bene Dennis Mann che ancora si conferma su ottimi livelli. Nella partita possiamo vedere anche che Somm si conferma il solito Somm, utilissimo, e Steves rientrato forse non ai livelli, diciamo, top, però è appena rientrato, però sempre utilissimo e sempre fondamentale. Devo dire che all'inizio partita mi ero lamentato del fatto di Hernani titolare del primo minuto, però c'è una distinzione da fare. C'è una distinzione da fare tra l'Hernani di Venezia, praticamente inutile, cioè praticamente assente, c'è cioè qualche giocatina, ma niente di che, e l'Hernani di questa partita, dove fa vedere di essere veramente coi piedi buoni. Dove si rende utile, dove diciamo si diletta in alcuni scatti, salta l'uomo, diciamo crea la superiorità e poi dà degli assist al bacio, perché ricordiamo che Dennis Mann ha il merito di aver sbloccato la partita. Poi però dobbiamo ringraziare, adesso ve lo dico chi, dobbiamo ringraziare. Dopo 15, un anno e mezzo di assenza dalla rete, ringraziamo questo bel faccione qua, Charpentier. Charpentier, allora, qualcuno dice, ah, chiedete scusa a Charpentier. Io vi dico no, cioè no, perché sinceramente diciamo che in 2 anni praticamente non ha praticamente giocato. Quindi adesso prima di chiedere scusa a uno che è l'unica volta che l'ho visto in campo, sarà perché era mezzo rotto, sarà quello che volete, però non ha fatto vedere assolutamente niente. Ecco, adesso ha fatto un gol che è vero che prima Colak se ne è mangiato uno uguale e l'ha buttato alle stelle perché ha voluto tirare una bomba tipo Battistuta e quando poteva tranquillamente segnare normalmente, cosa che invece ha fatto Charpentier è rimasto freddo, l'ha tirata angolata, neanche tanto forte, ma pum. L'angolata, ciao, e gol. Quindi, allora, Charpentier, per ringraziarlo, per chiedergli scusa, bisogna che faccia almeno 5, 6, 7 gol in campionato, in questa seconda frazione ormai, diciamo così, quello che resta del campionato. Non so però quanta fiducia gli potrà dare Pecchia, perché, ok, la rotazione, però, cioè, a salvo che esploda, cioè, ogni volta che giochi segna uno o due gol, allora è chiaro che poi diventa uno titolare, magari mette in panca Ciola, però da qui a là diciamo ne passa molto dell'acqua sotto i ponti. Allora, quindi grazie Charpentier per aver fatto il secondo gol del 2-0, per cui dopo
il gol al 92esimo del Como, per fortuna nostra, non è servito a niente. L'unica forse vera disattenzione del match, abbiamo beccato gol, un cross in mezzo all'area. Però, insomma, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Il Parma fa i 3 punti. Il Parma era 2-0, poi si è distratto a 3-4 minuti dalla fine, oltre al 90esimo, capita a volte. Quindi grazie Charpentier per aver fatto il gol della vittoria, però nulla di più, vedremo più avanti, ok? Rimandato e vediamo. Altri giocatori, Hernani l'ho già detto, perché allora Charpentier ha fatto gol, però come qualcuno ha detto, io non posso che dire che un giocatore di Serie B professionista quel gol lì lo deve mettere dentro. È vero che Solak ne ha sbagliato uno uguale, però secondo me è più logico segnarlo davanti al portiere in quella maniera lì, cioè Hernani qua ha il merito di aver fatto un assist al bacio, cioè preciso, preciso davanti alla porta. Io vi dico, io se me ne date 10 così, 8 li butto dentro, 2 li sbaglio, esagerando, perché da quella distanza per me è impossibile sbagliare. Cioè non sono un professionista, però ragazzi sei davanti alla porta. Con tutto il tempo di tiro prima o tiro dopo, perché non c'è neanche il difensore addosso subito, quindi ha avuto il tempo di decidere quando tirare, dove tirare, come tirare. Poi l'ha ritardata anche troppo, perché sinceramente ancora un mezzo secondo e veniva chiuso, eh? Quindi stava un po', diciamo, aspettando un po' tanto, però è andata bene. Quindi, boh, però quel gol lì, secondo me, almeno 8 volte su 10 un attaccante di Serie B deve farlo, perché se non fai quello, cioè, allora nelle altre posizioni non segnerai mai, cioè, nel senso, ok? È quasi come un calcio di rigore, forse un pochettino più difficile, ma è una cosa facile da buttare dentro. Niente, ho finito, quindi sarete contenti che ho fatto il video breve. sì, perché il Parma, diciamo che non è stato un Parma eccezionale, però sicuramente molto più in palla il Parma del Como. Como che prima di affrontare noi era quinto, quindi comunque abbiamo il merito di aver battuto una squadra che non era la squadra materasso di fondo classifica, ok? Sempre che di materasso qualcuno in Serie B ci sia, perché comunque quando giocano le partite tutti contro il Parma ci mettono molta grinta. E quindi niente, sono contento perché anche stavolta i 3 punti li abbiamo presi, abbiamo, diciamo, dopo il passo falso di Venezia siamo tornati a vincere subito, quindi va bene così. Niente, quindi buono che Osorio sia stato in panchina e Ciarcati monumentale, lo ripeto ancora, speriamo che quel ragazzo qua sia sempre titolare, speriamo di andare in Serie A con lui e che non ci tradisca alla prima chiamata per una big subito, subito. Cioè resta con noi un po', almeno qualche anno e poi si vedrà, perché questo ragazzo qua, cioè nel senso, non bisogna assolutamente cederlo, perché quello che sta facendo vedere è che se a quest'età è così, immaginate 25, 26, 27 anni nel pieno della maturità, cosa possa essere. Cioè, il paragone con Cannavaro adesso magari è esagerato, però quella partita qua non ne ha sbagliata una, ha fatto degli interventi incredibili, uno dietro l'altro, anche a pochi passi dalla porta. Quindi grinta, eccezionale. Ah, scusami, Ciarcati, se ti ho detto che è ribasso, perché ho controllato, cioè sei 1,90, quindi no, scusami, io pensavo fossi veramente più basso a vedere così dalla TV, ma mi sono sbagliato, boh. Va bene, allora un saluto dagli autori del gol, un saluto da Charpentier 2-0 e un saluto da Dennis Mann, in questo momento non ce l'ho, ma è un saluto invece non autore del gol, ma praticamente fondamentale in questa partita, Ciarcati che ha chiuso il mondo, ok? Il mondo. Alla prossima occasione, Ascoli Parma, giocheremo contro squadre di bassa classifica, speriamo di portare a casa i 3 punti sempre, perché il Palermo, scusate, non il Como, il Palermo non dà tregua e quindi ve l'ho detto, cosa penso sulla classifica e sulla classifica finale del campionato, su come andrà a finire, adesso non lo ripeto, comunque ci vediamo dopo Ascoli Parma. Un saluto dal mago giallo-blu, blu e giallo. E questo video diventerà la canzoncina diventerà sicuramente uno short, molto probabilmente, così almeno ne abbiamo uno nel canale. Iscrivetevi, abbonatevi e buona magia giallo-blu a tutti. Ciao.